Passiamo allora, entriamo ancora di più nello specifico della vita e della testimonianza di Fratello Luigi in questa relazione in cui, ecco, vediamo come Fratello Luigi ha saputo trasformare la professionalità proprio in una vera arte del prendersi cura. Possiamo dire che è stato davvero un artista. Ci aiuterà a scoprire quest'arte di Fratello Luigi, Fratello Ernesto Gada, che la maggior parte qui di noi conosce, non ha bisogno di presentazioni, e lo ricordo solo per chi è dall'esterno. Fratello Ernesto Gada, attualmente direttore della casa succursale di Mappano, che accoglie persone con gravi disabilità psicofisiche, ed è stato anche vicepostulatore della causa di beatificazione di Fratello Luigi, quindi oltre ad averlo conosciuto anche personalmente, avete visto anche dalle testimonianze prima del video. Grazie a Fratello Ernesto. Grazie a voi, buon pomeriggio. E, grazie anche di questa possibilità di parlare di Fratello Luigi, un mio confratello, e direi soprattutto per cercare di mettere a fuoco la figura. Il titolo certamente è affascinante, l'arte e lo spirito della cura, più che nella cura avete detto della cura. Comunque, partirei, un po' lo schema mio che ho seguito per questo incontro è questo, tentare di definire un attimo che significa professionalità, visto che il tema oggi è l'attenzione alle professioni sanitarie, intendendo con questo tutte le persone che si occupano della cura, indipendentemente dal fatto che sia sanitaria, fisioterapica, sia assistenziale, sia pastorale. Quindi sono tutte figure che vengono inglobate nella professione di cura. Quindi in questo percorso Fratello Luigi ha qualcosa da dire. E l'idea è questa, che ho cercato di partire dalla definizione di professionalità, come qualcuno ha definito, che adesso vedremo, e di declinarla di come Fratello Luigi l'ha vissuta, e giustamente l'ha vissuto in un modo artistico, cioè un buon professionista è un artista, non è un metodologo o una persona che segue solo delle procedure, è un artista, ognuno nel suo campo, dal falegname al fabbro, al medico, all'infermiere, interviene con delle modalità artistiche. Quando parliamo di arte, io provo a fare degli esempi, no? Quando noi guardiamo un quadro, cosa intende l'artista con il quadro? Cosa intende comunicare a chi vede sto quadro? Quando parliamo di una buona musica, che cosa intende l'artista? Che cosa vuole produrre nelle persone che ascoltano la musica? Quando parliamo di un video, cosa intende il regista? Che cosa vuole trasmettere? Cosa vuole lasciare a chi legge, a chi ascolta questi prodotti dell'animo umano? Quindi quando parliamo di arte ci riferiamo soprattutto a che cosa Fratello Luigi ha lasciato negli spettatori suoi. E chi sono questi spettatori suoi? Sono i malati, i poveri, gli emarginati, i medici, i colleghi, gli allievi. Ci sono delle belle testimonianze, no? Perdonatemi, andrò poi in libera associazione cercando di non perdermi nei prati, ma per esempio ricordo una frase, una testimonianza di una delle pochissime parole, giustamente come diceva Padre Carmine, Fratello Luigi non ha scritto e non ha predicato. E c'è una frase detta da Fratello Luigi a un medico che evidentemente era infastidito perché qualche allievo si comportava da buon allievo, cioè impreparato, magari ancora all'inizio della sua professione, e Fratello Luigi interviene come suo solito. Anche qui ci sarebbe da fare un bellissimo studio sui processi di comunicazione di Fratello Luigi.
E c'è una testimonianza che dice: ma voi medici siete imparati dall'inizio, siete nati imparati quasi a difendere e tutelare un allievo che era all'inizio della sua professione. Lì è una stoccata mica male. Però interveniva, dicono diversi testimoni, interveniva al momento giusto e alla persona giusta con le parole giuste. Questo è un altro aspetto su cui sarebbe interessante soffermarsi. Comunque, l'idea mia era questa, cioè di presentare 5 aspetti, se riesco, della figura di fratello Luigi, infermiere, e condivido pienamente quanto ha detto padre Carmine, che la sua capacità di imparare, il suo successo è soprattutto dovuto alla sua passione per quello che stava facendo. E questa sua passione gli derivava, adesso vedrò, cercherò di spiegarvelo, derivava da una coerenza di vita per le cose che lui aveva scelto nella vita. Comunque, io partirei da e quindi avrei preso alcune testimonianze significative. C'è un librone che non finisce più, sono gli atti del processo di fratel Bordino, e in questi atti veramente c'è una ricchezza che io avrei in qualche modo selezionato proprio per questo incontro. E poi concluderei con una testimonianza, secondo me una sintetica testimonianza molto ricca di un personaggio che ha conosciuto molto bene fratello Luigi. Allora, io partirei da questa frase che attingo dal Vangelo, dagli Atti degli Apostoli, e, al capitolo 5, versetti 15-16, e suona così: portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli sui lettucci e giacigli, perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti venivano guariti. Il tema di oggi è il tema malattia, guarigione, malati, guaritori, un tema di attualità e di sempre un tema sensibile. Allora, io l'avrei definito questo passo adatto per dare l'idea dell'effetto fratello Luigi lasciato nell'ospedale Cottolengo. Per oltre 20 anni, malati, poveri, medici, infermieri, personale religioso, allievi infermieri hanno riconosciuto in fratello Luigi qualità eccezionali di cura, hanno conservato un ricordo e testimoniato di lui un modello dell'arte sanitaria. Quindi, quando parliamo di arte, ci riferiamo al fatto che una persona lascia un segno in chi, con cui interagisce. Questo è interessante. Quando quindi parliamo di guarigione, magari certamente tanti malati curati non sono guariti, però l'azione di fratello Luigi è stata un'azione di guarigione. A che livello? Domanda. E farei ancora un'altra citazione prima di entrare nel merito, e questa citazione, cioè, noi sappiamo che oggi la conoscenza scientifica e l'uso ampio della tecnologia presentano dei limiti quando l'oggetto di cura, di terapia, è una persona. Ce lo chiarisce Papa Benedetto XVI in una enciclica che cita testualmente così: per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre innanzitutto la competenza professionale. Già, ci sono le scuole per quello, no? I soccorritori devono essere formati in modo da saper fare la cosa giusta al momento giusto. Fratello Luigi, la cosa giusta al momento giusto. Papa Benedetto che dice così. Assumendo poi l'impegno del proseguimento della cura. Cioè, non basta fare la cosa giusta al momento giusto, fatti carico. La competenza professionale, qui sottolineo, è una prima fondamentale necessità, ma
da sola non basta. Si tratta infatti di esseri umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa di più di una cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità, hanno bisogno dell'attenzione del cuore. Benedetto XVI in Deus Caritas Est al numero 31. Questo è un passo fondamentale che darebbe la svolta a tutti i processi di formazione delle persone che si occupano delle cure sanitarie. E come dicevo prima, dall'OSS al fisioterapista, all'infermiere, all'animatore pastorale e così via, all'educatore. Va bene, fatte queste premesse, quindi, come vi dicevo, io attingo dalla professoressa Riccarda Lazzari, che in questa sede era venuta a fare una conferenza su Fratello Luigi Bordino. Lei è una docente, era, di sicuro lo era prima, una docente al Camillianum, e proveniva dall'esperienza dell'essere stata caposala. E quindi quando parlava questa professoressa sapeva che cosa stava dicendo. Allora io attingo da una definizione che la professoressa Lazzari ha dato delle cure sanitarie, perché mi sembra centrale e ci aiuta a capire un po' il percorso che potrebbe avere fatto Fratello Bordino. Che cosa dice la Lazzari? La professionalità nel mondo della salute e della sofferenza, quindi questo riguarda tutti, non è una qualità dell'operatore. È pesante questa cosa qua, eh? Noi stiamo andando verso un tecnicismo, un'operatività, non è una qualità dell'operatore. Micidiale questa affermazione, bisognerebbe rifletterci un attimo. Ma è un modo di essere, uno stile di vita, attenzione, un complesso di virtù e qualità che rendono il professionista un testimone di valori nell'esercizio dei suoi compiti. Tremenda questa affermazione. Io sono partito da questa frase che mi ha veramente colpito, anche come vecchio, mi permetto ogni tanto un po' di nostalgie, vecchio docente di scuola infermieri, dove veramente alcuni profili su cui io ho battuto nella mia esperienza, e questo lì ho trovato una delle più azzeccate come professionista. Quindi non è una qualità dell'opera. Pensate che, adesso vado un po' a ruota libera, in una lettura di un libro abbastanza recente sul benessere, sulla salute, si arriva a dire oggi che bisogna utilizzare delle tecniche particolari per essere misericordiosi. Lascio a voi la lettura di questa affermazione. Non è una qualità dell'operatore conoscere le tecniche della misericordia. Semmai sarà una qualità del cuore, e il cuore lo si plasma su altre parti, e non vado ad apprendere le tecniche di come si fa, come si mette un particolare ago, un particolare approccio e così via. E così anche le stesse operazioni, se vogliamo relazionali, finiscono per diventare delle tecniche da applicare. Siamo fuori campo. Ripeto, come dice la Lazzari, è un modo di essere, uno stile di vita. Fratello Luigi, il suo successo, l'effetto che ha avuto, perché lui la sua professione la esercitava perché per lui era uno stile di vita. Amare, voler bene, fare le cose per bene, dire le cose giuste al momento giusto, sollevare, dare speranza, accompagnare. No, ci sono tantissime testimonianze, ma perché queste cose partivano dal cuore, partivano dal suo stile, dal suo modo di essere. Questo è la traduzione dello spirito della cura. Quindi io non ho una tecnica come imparare ad essere misericordioso, non ce l'ho,
E quindi purtroppo vedete come si cerca di arrivare attraverso delle metodologie per raggiungere degli obiettivi che alle origini sono invece, hanno un punto di partenza diverso. Questo ce l'ha detto non solo la Lazzari, ma in anteprima anche Benedetto XVI. Detto questo, io mi dici quando è ora che devo stare zitto, vero? Ecco. E detto questo, io passerei allora in modo un po' veloce. Attenzione, spero di non aver perso. È un modo di essere, uno stile di vita, un complesso di virtù e qualità che rendono il professionista un testimone di valori nell'esercizio dei suoi compiti. È un complesso, cioè un insieme di virtù. Chi parla ancora, scusatemi, da qualche parte, di virtù? Me lo spiegate? Che roba è? Boh. Un insieme di qualità che lo rendono un testimone di valori. Quindi io posso fare il falegname, lo psicologo, l'infermiere, l'impiegato, il direttore. Ci vuole una competenza ovviamente specifica nell'esercizio del mio compito, ma soprattutto è un testimone, il professionista è un testimone di virtù. Quindi se vogliamo conoscere Fratello Luigi, secondo me ho cercato di percorrere quali sono le virtù eccellenti che Fratello Luigi ha voluto mostrare. Partirei anche facendo un piccolo cenno, qui abbiamo visto nel filmato un po' la storia, ebbene, io avevo un attimo scandito questo incontro con tre passi. Il primo è quali sono i precursori della cura. Il secondo punto è il collaudo della cura, parliamo sempre di Fratello Luigi, e il terzo punto è lo specifico dello stile di vita, cioè i valori di Fratello Luigi. I precursori dell'azione di cura. La famiglia. Se Fratello Luigi, come un buon agiografo, ha pubblicato un testo, no? Fratello Luigi, la roccia. Guardate che è molto simbolico, la roccia. La roccia ha un doppio, io lo interpreto così, come simbolo, no? La roccia, per quello che riguarda il discorso evangelico, no? Sapete il passo che... quando arrivano i fiumi e si rischia una casa che non è ben fondata sulla roccia, crolla. E in questo libro è Fratello Luigi la roccia, quindi dal punto di vista evangelico era una roccia. Ma è una roccia anche per quello che riguarda le virtù umane, ovvero sia che gli obiettivi che Bordino si poneva erano obiettivi verso cui lui era determinato. Guardate che ci vuole della forza e coraggio, no? Per perseguire degli obiettivi importanti. Ora, come si fa ad essere così solidi? La famiglia. Nella famiglia Fratello Luigi ha respirato quello che noi consideriamo oggi dalla psicologia, ha assunto una base sicura dal punto di vista affettivo. Lui, Fratello Luigi, è stato stabile, fermo, determinato, perché nel suo equilibrio profondo ha avuto quell'accudimento fondamentale che permette ad una persona di, quando noi diciamo ha una base sicura, significa che ormai sono talmente contento di me perché ho ricevuto quello che avevo, di cui avevo bisogno, per cui posso esplorare l'ambiente. La base sicura, profonda, iniziale di una persona che ha ricevuto un adeguato, cosiddette buone cure, no? Tra virgolette, la buona madre, e permette di esplorare l'ambiente. Ma dico questo perché riceveva tanta stima da parte dei professori, dei medici, di tutti, delle suore, no? Perché tanta stima? Perché lui, dai malati, che poi chi lavora in ospedale sa cosa vuol dire, insomma, è una fatica. Curare i sofferenti, i barboni, gli emarginati, i caratteropatici, quando non anche gli psicotici.
È una grossa fatica. Eppure lui riusciva, nella sua arte relazionale, riusciva a raggiungerli. L'angosciato riusciva a dargli la speranza. A colui che aveva paura di entrare in sala operatoria, c'è un unico caso che riporta, mi pare, Suor Chiara Cortinovis, tra l'altro mancata anche questa recentemente. E io parlo solo di testimonianze di persone che hanno conosciuto ampiamente fratello Luigi, quindi non sono persone che hanno raccontato per sentito dire, ma persone che hanno vissuto sulla propria pelle cosa voleva dire stare con lui, e perché insomma quando si mangia la stessa minestra ci si conosce, no? Ebbene, c'è un unico caso in cui Suor Chiara ricorda che c'era un anziano che, l'unico caso è che di fronte alla sala operatoria scappò, tutti gli altri nell'angoscia, perché allora certamente non era come oggi che gli fanno il preanestetico, poi lo curano, lo preparano, sistemi di sicurezza prima di entrare in sala. Tra l'altro la sala allora, noi di una certa età, non so chi se la ricorda, era nell'angolo tra l'attuale San Francesco, e adesso io ho perso un po' i connotati perché ogni 6 mesi cambiano l'etichetta dell'ospedale, no? Però tra San Francesco e c'era proprio due salette, quindi insomma lì si entrava a piedi, altro che oggi, e quindi l'unico caso in cui scappò, non riuscì a trattenerlo fratello Luigi, perché lui li preparava bene anche dal punto di vista spirituale, anche gente miscredente, eh? E ci vuole coraggio. Aveva il coraggio di lanciare dei messaggi anche di fronte ad una persona che non aveva la sua esperienza religiosa. Ci vuole capacità, non piccola. Comunque sia, adesso, tra l'altro, appunto, dall'esperienza familiare lui ha attinto una grande generosità che poi l'ha accompagnato poi negli anni successivi. Lo vedremo poi anche brevemente nei campi di concentramento. E quindi, dicevo, il sistema di accudimento familiare, la socializzazione. Un'altra caratteristica, vado sul veloce, io non so come ha fatto fratello Luigi a trascinare tutti i colleghi del reparto di chirurgia e oltre. Come faceva? Come dicevamo prima, un contadino con la quinta elementare. Ma gli piaceva tantissimo. Ci sono delle esperienze da adolescente, in cui il viceparroco l'aveva incaricato responsabile dei suoi giovani, dell'azione cattolica, che so io. Ma aveva una voglia di divertirsi, fratello Luigi, da adolescente, che era simpaticissimo. Quindi non era nato santo, ma non faceva le marachelle brutte, qualcosa ha combinato, ma senza volerlo, insomma. E che cosa succedeva? Succedeva che quando era ora di andare in chiesa, lui andava a giocare e divertirsi con i suoi compagni, ma quando era ora di andare in chiesa, io non so come facesse, riusciva a trascinare il gruppo. E come faceva? Quindi si divertiva con loro, poi nessuno voleva andare in chiesa, perché andare in chiesa vuol dire andare a pregare ed è pesante. Poi uno ha più voglia di giocare che andare in chiesa a quell'età lì, no? Riusciva a portare, a interrompere il gioco allora, e a portare i suoi compagni che con lui si divertivano, perché lui si divertiva con loro, riusciva a portarli in chiesa alla messa, a dire il vespro, perché allora nelle parrocchie si usava dire il vespro nel pomeriggio. Lì si intravede una capacità di leadership. Non aveva studiato niente su cosa vuol dire condurre i gruppi. Eppure, da adolescente, aveva già questo stile di trascinamento. Che è poi la stessa cosa che poi noi ritroviamo in San Francesco, in Santa Caterina. Ci esiste ancora Santa Caterina? Non so, c'è ancora Santa Caterina? Sì, perdon, io sono un po'... ok. San Francesco e Santa Caterina erano le due reparti di chirurgia uomini e donne, allora era così. E a metà, e lì nell'angolo c'era la sala operatoria, per chi è un po' datato come me si ricorda com'era l'ospedale ai primi tempi. E stavo dicendo che riusciva a trascinare i medici attorno ai suoi pensieri. Ma come? Una persona ignorante, gente che non aveva fatto gli studi accademici, come
Diceva Padre Carmine, i medici andavano a sentire il suo parere. Ma qui siamo nell'ambito, non so di che cosa, eppure lui diceva le cose giuste al momento giusto e la sua passione di allora noi non possiamo più fare questo. A volte io mi scandalizzo dei giovani infermieri: ah, questo non lo posso fare, questo non lo devo fare, questo mi hanno insegnato che non lo devo toccare. Cioè, pienamente ha ragione. Allora, prima della riforma 68, i medici affidavano a Fratello Luigi tante cose, faceva le endoarteriose, faceva le intraarticolari, i medici andavano da lui a farsi le intraarticolari. Medici che operavano, quindi non medici di primo pelo. Aveva una passione tale per il suo lavoro, attenzione, servizio, vocazione, missione. Io spero che la differenza tra questi vocaboli sia chiaro. È un lavoro, certo che è un lavoro, il lavoro costa fatica, richiede delle intelligenze da applicare. E è un servizio, ma direi che anche Berlusconi, Draghi e non so io quant'altro fanno un servizio, no? Ma non basta. Una vocazione e poi una missione. La missione è quella della piccola casa. Cioè voi capite che ci sta tutto, ci stanno le categorie fondamentali dell'esercizio del lavoro, ci sta il discorso del... non parliamo di vocazione perché oggi è un vocabolo anche questo come quello delle virtù, un po' obsoleto, fuori tempo, no? Però, mi sono un po' perso e abbiamo finito la prima parte, molto generoso e che so via, no? Quindi capacità di leadership, ma chi gli ha insegnato a condurre un gruppo? E il gruppo lo seguiva, i medici lo seguivano, ovviamente facevano il loro mestiere, ma poi dice Luigi, tu cosa ne pensi? Ci sono delle immagini del dottor Strada, io non so, io sono un po' datato, quanti non so hanno potuto conoscere il dottor Strada, il primario di chirurgia, che vedevano con una mano sulla spalla Fratello Luigi e non visitava i pazienti se non c'era lui. Incredibile, eh? Incredibile. E poi dice, cosa ne pensi tu Luigi? E come mai Luigi riusciva a dare il parere giusto, al momento giusto, la cosa giusta? Perché era uno che aveva tanta e tale passione per i malati, per l'uomo sofferente, poi vedremo perché, per cui imparava dall'esperienza e un po' poco dai libri, perché pare che non fosse tanto amante dei libri, leggeva qualcosetta, però lui imparava dalle persone. Non c'è niente di più bello. Imparava dalle persone a come trattarle, imparava dalle persone a come incoraggiarle e lì su questo aveva coraggio. Quindi fin qui diciamo il percorso adolescenziale, no? E la campagna di Russia, secondo aspetto che mi sembra importante da sottolineare. Nella campagna di Russia, voi sapete che il 15 agosto del 42 Mussolini manda allo sbaraglio, non so quante, oltre 200.000 giovani per fare la campagna di Russia. E guardate caso, siamo ad agosto, a gennaio erano già tutti beccati, tutti presi. In questa esperienza della campagna di Russia, dunque Fratello Luigi, all'epoca di Castellinaldo, giovane, quindi è partito, cosa aveva, insomma, era nel 42, aveva poco più di 18 anni, quanti anni aveva. Comunque sia, che cosa succede? A Castellinaldo, diceva il vice curato, in fondo Castellinaldo è un paese di campagna, no? Grosso modo stanno quasi tutti bene, quindi il discorso della povertà non è che ci fosse molto. E poi riconosce il vice curato che allora la Chiesa parlava molto dell'amore di Dio e un po' meno dell'amore del prossimo. Non perché non esistesse, ma soprattutto era
un modo di affrontare culturalmente il rapporto con Dio, soprattutto. Che cosa succede invece? Quindi, quando la divisione cuneense nel gennaio del 1943 viene completamente catturata dai russi, lì inizia, nel gennaio, passiamo veloci perché lì ci sarebbe tanto da raccontare, inizia i campi di concentramento. Fratello Luigi, assieme ai suoi commilitoni, sostanzialmente passa attraverso tre campi di concentramento, e certamente erano campi dove non è che ci fosse l'acqua calda, non è che c'era magari la sala mensa dove si poteva mangiare, non è che ci fosse, c'era ben altro, no? Comunque in questi campi di concentramento ci sono delle grosse testimonianze dove lui fondamentalmente si dedica ai suoi commilitoni disperati, pieni di malattie, agonizzanti, bestemmiatori, perché non riuscivano a capire perché loro dovevano subire tanti e tali sofferenze e così via. Noi scopriamo un Andrea Bordino, perché non è ancora fratello Luigi, scopriamo Andrea Bordino a prendersi cura degli agonizzanti, dei malati, di tutte le persone bisognose. Cito pochissime testimonianze perché ce n'è una caterva. Nella campagna di Russia quindi si esercita nella cura dei malati. Non l'aveva mai fatto prima, non ha mai fatto un corso per, come dire, prendersi cura delle posture dei malati. Non è che né ha fatto il corso OSS o il corso da fisioterapista per dire qual è la postura migliore di un malato, magari di posizionarlo nel momento giusto perché eviti di soffrire. Comunque ne cito un paio di cose, poi magari sintetizzo perché mi sembra giusto e doveroso non andare oltre. Poi al limite, se qualcuno desidera questa cosa, è un po' più articolata e avrà l'occasione magari di leggerla. E citerei una testimonianza di un campo di concentramento, l'ultimo che ha vissuto nell'Uzbekistan, di un certo Mario Corino, che è molto pesante come testimonianza, però rappresenta tutto quello che lui ha fatto nei precedenti campi di concentramento. Vi cito Mario Corino, che dice questo: fui colpito da tifo petecchiale e inviato nella baracca degli infettivi, che era una specie di ospedale, però non immaginate l'ospedale che avete davanti, il Cottolengo, no? Con la calce attorno al giaciglio, nessun altro alpino entrava là dentro per paura di essere contagiato, pensate al virus. Pur sempre classificato tra i distrofici, cioè sempre tra i malati, perché era talmente cachettico, era solo più pelle e ossa, lui non poteva lavorare, venivano chiamati distrofici e gli potevano evitare il lavoro. Pur sempre classificato tra i distrofici, Andrea, pelle ed ossa, perché frequentava la baracca degli infettivi, gli infermi affetti da piaghe puzzolenti e prossimi a morire? A suo rischio, e non solo per il contagio, perché se scoperto poteva essere fucilato, Andrea entrava nel lazzaretto e, mezzo cadavere pure lui, sempre di nascosto, mi passava una mano sotto la schiena e una sotto le ginocchia e mi portava al gabinetto di peso. Mi girava sul sacco, penso di foglie, un po' da una parte e un po' dall'altra, per dare sollievo alle piaghe da decubito bluastre e puzzolenti. Egli cercava di aiutare tutti con semplicità e serenità, come fosse la cosa più naturale del mondo. Arrivava con un mezzo sorriso, avete visto la foto? Con una parola di incoraggiamento, non ha fatto il corso di pastorale, mi pare, e di fede.
Se in quell'inferno di morte abbiamo continuato a sperare di tornare a casa, lo dobbiamo a lui. Compagno di prigionia nell'ultimo campo di concentramento. Poi io vado chiudendo perché avrei preparato 5 punti, vi li elenco soltanto, e questi 5 punti sono attinti da delle testimonianze per classificare quali sono le testimonianze che fratello Luigi ha fatto rispetto alle virtù. La prima virtù che avrei scelto, il coraggio e la forza. Avrei selezionato una serie di testimonianze dove fratello Luigi lì, nei campi di concentramento, ma anche qui in ospedale, ha dimostrato coraggio e forza, quindi determinazione. Parlando di questo si intende uno che è determinato nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Sono caratteristiche personali, ma, come ritornando un po' a quello che accennava Padre Carmine, il fondamento di questa determinazione sta altrove, sta in un coerente stile di vita, in una forte passione per i valori, no? Il secondo punto che avrei scelto nelle testimonianze, la saggezza e prudenza. Ci vuole saggezza per parlare al momento giusto e dire la cosa giusta. Ci vuole saggezza per dire i medici sono contrari oppure le suore sono contrarie a portare in sala operatoria. Lui aveva capito che bisognava portare in sala operatoria una persona perché aveva capito qual era la diagnosi. Dice, suora, la porti in sala, e poi lui pensava a dire al medico determinate cose. Ci vuole coraggio, andare contro perché aveva capito, ecco, quindi un altro aspetto che è la virtù di fratello Luigi. Il terzo aspetto, terza virtù, sempre un valore testimoniato da fratello Luigi, la temperanza. Cito soltanto una cosa veloce. Quando si trattava di discutere, quando lui sentiva che le cose prendevano una cattiva piega, smetteva. Anche pur avendo ragione, magari con i medici, lui smetteva di creare tensione. E spesse volte, qualche caposala lo riporta, andava a pregare. La preghiera per lui diventava, non era solo un'azione che accompagnava l'azione, non era solo un'elevazione che accompagnava l'azione, ma era proprio uno stile che lui aveva. E molte volte non so come facesse, lavorava e pregava, non so, io non riesco, abbiate pazienza. Siamo diversi. Tenete conto che lui ha fatto la Russia, io no. Ecco. Io quando sono a pregare mi distraggo, guardo le carrozzine se hanno la ruota sgonfia o hanno il bullone fuori posto. Il Signore mi perdoni. E lui riusciva a pregare. Non so cosa dirvi, guardate, sono fatto così. Quarto aspetto di virtù, la giustizia e l'umanità. Incredibile, l'uomo giusto. Tanto è vero che il vice curato già da adolescente l'aveva definito un Natanaele. Sapete la figura di Natanaele? Un uomo in cui non c'è inganno. Ed è vero. È difficile. Quante suore hanno testimoniato e dice fratello Luigi è una persona trasparente, non c'era inganno. Incredibile. Quindi la giustizia e l'umanità, da ultimo invece la trascendenza, ovvero sia la spiritualità. E direi che quando fratello Luigi entra la piccola casa gli offre delle cose importanti, non solo i malati da curare, i barboni, gli invalidi, gli ospiti, i ragazzini, perché allora la piccola casa era così, e gli offre soprattutto una dimensione carismatica. Allora la formazione dei religiosi, la nostra formazione avveniva soprattutto sul campo, sulle prediche che ci venivano fatte in chiesa, sulle istruzioni che venivano a farci i sacerdoti nella nostra cappella, e quindi lì sono passate le cosiddette pillole
di spiritualità, e lui su questo è andato a nozze. Lui aveva una dimensione umana molto ricca, tutte le capacità che possiamo riconoscere. Il Cottolengo gli ha dato una forte dimensione spirituale carismatica. Non è che non avesse la carica, perché lui aiutava in parrocchia, aiutava, era generoso, aveva questo animo, come dicevo prima, sconsolidato dalle cure affettuose dei familiari, ma direi che la piccola casa gli ha dato una dimensione trascendente spirituale che l'ha fatto veramente fare, cosa io, è diventato una Ferrari poi qua. No, tanto per intenderci, dalle 500 alle Ferrari. Quindi, non so, tutte le frasi del Cottolengo, la preghiera, il primo importante lavoro dalla piccola casa, nella persona dei poveri devi vedere Gesù Cristo, e così via. La vera divizione dalla piccola casa qual è? Per amore del prossimo ti devi insozzarti fino al sudiciume. E quello che abbiamo cominciato a fare in Russia, ha continuato a farlo qua. Punto. Quindi la piccola casa con la sua ricchezza carismatica gli ha permesso di portare a pieno compimento quella che era una dimensione altamente sensibile e umana che aveva. Posso concludere con una testimonianza rara, però ci tengo a farla perché è il suo primario. Troppo bella, troppo commovente. L'ho tagliata, il suo primario era il dottor Strada, quello con cui, io non so, qualcuno di voi l'ha potuto conoscere, è veramente una persona, un chirurgo, però come dicevo prima, lui visitava i pazienti solo se c'era fratello Luigi. Gli era diventato amico, però un'amicizia un po' particolare. Chiudo. In molti anni in cui fratello Luigi è stato le mie dipendenze, notate, hanno fatto sì che io lo abbia ben conosciuto ed ammirato per il suo buon carattere, per la sua incondizionata dedizione al letto del malato, per la sua obbedienza. Ma che? Fratello Luigi obbediva al malato. Incondizionata. Mi sembra di sentire Rogers. Qualcuno di voi ha sentito Rogers? Ok, anni 50, eh? Anni 50, quando Rogers pubblica qui, sarebbe interessante sviluppare questo percorso. Comunque, chiudiamo lì. Se elencando queste doti ho presentato l'ottimo e diligente collaboratore, non ho però colto, interessante, non ho colto la sua personalità così ricca nel suo mondo interiore e nella sua intelligenza. E poi dice lui, poi si arrabbia perché dice: ma come, persone così intelligenti avrebbero dovuto studiare ben oltre. Questa qui ve la tralascio. Allora, ma quanto più mi ha colpito in fratello Luigi è stata la sua bontà di animo. Non l'ho mai sentito porre severo giudizio su chiunque sbagliava o mancava in correttezza dei rapporti umani. Il perdono del prossimo era la sua prima dote. Dottor Strada, qui. E non era certamente un baciapile. Non era l'uomo delle amicizie profonde, guarda caso. Ma chi gli era lato sentiva il fascino della sua spiritualità, della sua carica umana, della sua bontà, e gli diventava amico. Ecco perché tutti i medici diventavano amici suoi. Lui magari l'amicizia, no, infatti lui lo dice, non era l'uomo delle amicizie profonde. Non fatica che lo fermasse o che gli rendesse gravoso l'assistere il malato sofferente o bisognoso. Era questa la sua carità umana, il riflesso di un animo religioso che traspariva quando univa con la stessa naturalezza la rinuncia e la mortificazione del desiderio di ogni superfluo, alla gioia di vivere e all'ottimo umore che sempre lo accompagnava. Sto finendo. La diagnosi facile l'aveva prospettata lui stesso. Tra l'altro,
nel 1975, ricorre proprio in questi giorni, l'8 giugno, in cui lui da buon furbo, sapete che Radio Cottolengo gira, no? Poi allora era peggio magari di adesso, non si parlava di privacy. E quindi quando qualcosa di qualcuno usciva, dopo un po' tutti sapevano, che fa lui? Lui si fa fare il prelievo e manda in laboratorio analisi sotto falso nome quel prelievo. E poi gli arrivano i risultati e poi lui dice questo, comunica al dottor Strada primario. La diagnosi facile l'aveva prospettata lui stesso, la mia commozione fu indicibile. Ebbi modo di aumentare la mia ammirazione per la cosciente rassegnazione con cui ha subito il decorso della malattia, che lui sapeva non dare perdono. Sapeva molto bene qual è stata la sua fine. Si è sottoposto alle cure, collaborando con ben ostentata voglia di vivere e di allontanare il triste epilogo. È andato sempre più verso l'irreparabile, senza il più piccolo cedimento morale, combattendo la dura lotta con la dignità e serenità di animo che è propria di chi alla fine della sua giornata non ha rimorso e non teme giudizio alcuno. Noi gli conserveremo l'affetto, la bondà. Scusate se vi ho tediato un po', comunque vi ringrazio dell'ascolto che avete avuto fino ad ora. Va bene. Grazie a fratello Ernesto, che mi pare che ci ha mostrato proprio chiaramente come l'arte, l'artista, non è solo una questione di doti naturali, no? O basi di partenza buone, ma è una realtà che a partire da quella si può coltivare attraverso le virtù, la vita buona. Quindi in questo frate Luigi davvero è stato un grande maestro. Ma mi pare anche che la ricchezza di testimonianze su cui fratello Ernesto ha fatto appena accenno valga la pena di avere poi il testo completo e che poi magari noi possiamo poi ridistribuire in modo che non perdiamo proprio questa ricchezza di contenuti. Prima di un breve intervallo, stiamo sforando un pochettino ma non importa, ancora un breve video proprio delle testimonianze dirette, alcune delle quali abbiamo sentito, di chi l'ha conosciuto e di chi ha potuto lavorare con lui. Invito allora il relatore a scendere nuovamente sotto, poi riprendiamo dopo un breve intervallo che accorceremo un po'. Grazie. Cottolengo per la Chiesa torinese è un grande cuore, diciamo, pulsante di amore, dell'amore concreto di Cristo verso i fratelli più poveri, più sofferenti. Il Cottolengo ha lasciato a noi questo grande esempio che dobbiamo darci tutti ai poveri, al servizio dei malati, al servizio dei bisognosi. Penso che l'esperienza della campagna di Russia sia stato un momento privilegiato di decisione per dedicarsi agli altri, perché vedendo la grande miseria umana. Allora non c'erano le scuole per infermieri uomini, ma c'era solo per le donne, quindi lui ha potuto frequentare alcuni corsi al Mauriziano per missionari. I pazienti vedevano arrivare fratello Luigi, arrivava il Padre Eterno. Avevo l'appendicite, hanno tirato fuori gli intestini per trovare forse che era malmessa. E adesso non ti lascio mica andare a casa fra 8 giorni, perché tu quando sei a casa vai a seminare il grano turco. A me voleva anche insegnare a fare i gessi e io dicevo ma non sono capace. E lui una volta si è messo lì proprio a insegnarmi. Mi compagnoni tanti, ma tanti al Cutulango, né? A mai dire che no. Fratello Bordino mostra che nell'agire, nel fare per gli altri ci mette il cuore
Era attento a tutto, lui era in reparto praticamente quasi tutto il giorno. All'epoca in cui l'ospedale non era ancora organizzato come oggi, lui c'era e c'era sempre, giorno e notte. Quando c'erano le visite, ma c'erano magari certi malati che preferivano fratello Luigi dal medico. E gli altri, le persone malate, così in difficoltà, accolgono anzitutto quello che lui è, non solo quello che lui dà. Le vedeva in fondo col corridoio, volava, sembrava una rondine, volava piano, sembrava che i piedi non toccassero per terra. Soprattutto se dovevano fare delle infiltrazioni, dice che fratello Luigi faceva meno male. Quando operavano la cataratta, a quei tempi mettevano dei cuscinetti di sabbia, stavano al buio due o tre giorni, i malati si disorientavano. Lui entrava, le diceva una parola, aveva la capacità di dargli quella sicurezza. Era di speciale che era un gran uomo, forte, e dove per spostare un malato ci andavano due o tre persone, lui faceva tutto da solo. Prendeva il malato, lo spostava, lo metteva a posto. Mi ricordo che c'era una camera a sei letti, poi c'era il suo stanzino dove si entrava. Lui li medicava, cioè non c'era l'impegnativa che arrivava. Arrivava il nostro buon figlio che si era fatto male, vai da fratello Luigi, vai anche da tutti i medici. Dicevano che i medici stessi chiedevano consiglio a fratello Luigi. Non facevano le cose se non avevano il parere di fratello Luigi. Lui era bravo, anche in sala operatoria. Quando c'era un'urgenza, cominciava a addormentare lui. Aveva imparato. Era presente a tutti i bisogni, da quelli dei malati a quelli dei collaboratori infermieri, ai medici, alle cose concrete da fare. Affilava i rasoi, aggiustava, faceva le punte agli aghi per fare le iniezioni. 40 anni fa era così. Uno guarda fratello Luigi e vede un uomo di azione, tutto concentrato. Era di azione e di contemplazione. Da dove nascono queste forze? Nascono dall'interiorità, dal curare la propria interiorità, dal curare il proprio spirito. Lui agiva perché dentro sentiva che andava bene così. Non era fratello Luigi che faceva. Lui aveva un filo con il Signore nel suo servizio. Forse all'inizio c'è stato più il servizio come molla che ti spinge verso, però ad un certo punto arrivi a convincerti che se non c'è una grande componente spirituale il tuo servizio diventa un lavoro, punto e basta, e non deve essere così. Io credo che forse la grandezza di fratello Luigi sta anche qui, cioè di fare delle cose che fanno tutti in un modo straordinario nel quotidiano. Quindi la percezione diventa difficile cogliere che hai davanti un santo. Se i giovani vogliono fare qualche cosa per gli altri, per aiutare la sofferenza degli altri, per venire incontro a chi è in necessità, a chi non ha nessuno, eccetera, chi si sente a fare questo ha soltanto da seguire l'esempio di fratello Luigi. Luigi era una persona molto intelligente nella sua anche semplicità di piemontese, che non aveva sovrastrutture, non guardava al fraseggio forbito, eccetera, ma captava benissimo in sala operatoria ogni gesto che veniva fatto dal medico. E soprattutto si interessava della parte anestesiologica, perché era una forma anche di assistenza morale in sala operatoria quella. Lui rubava il lavoro, nel senso che vedeva lavorare e lui lo faceva con un automatismo, diciamo, immediato, davvero. All'inizio, quando io conobbi fratello Luigi, rimasi molto meravigliato, quasi un po' indispettito dall'estrema fiducia che medici, suore, infermieri, pazienti concepivano per questa figura professionale. Mi resi conto di essere di fronte a un personaggio del tutto particolare, per la sua operosità, per la sua abilità professionale, per la sua carità, e manifestava indubbiamente una cultura medica non indifferente.
La difficoltà, io penso che per la persona che ha bisogno deve essere molto difficile capire che si trova in difficoltà nel chiedere. Invece fratello Luigi arrivava prima che l'altro richiedeva, quel suo passare, quel suo mettere la mano sul letto dell'ammalato, sul guanciale, proprio come dire: guardi, stai tranquillo, stai sicuro che ci siamo anche noi, non è che ci sei solo te, ci siamo tutti noi. Non è che lui si lasciasse sorprendere in situazioni ascetiche o cosa, tuttavia noi sapevamo che lui pregava e pregava anche per i casi che si operavano.